Scade dopo 10 anni il mandato da sindaco di Toni Aloia, primo cittadino di Vallo della Lucania. Con lui tracciamo un bilancio dell'attività amministrativa svolta. Non posso non nascondere la mia, voglio dire, tristezza, malinconia, perché io l'ho fatto realmente con amore. Lei ha detto che cosa ha contraddistinto questi anni, una passione, un amore per la mia città. Ho cercato di fare tutto quello che era umanamente possibile, con i limiti umani che contraddistingue ognuno di noi. Penso che abbiamo fatto tanto, molto però resta da fare, ovviamente. Se guardo indietro rispetto a quando ho ereditato la città, penso che la città sia cambiata e non lo dico con presunzione. Grazie a un gruppo, una squadra coesa di amministratori, abbiamo portato a casa una serie di risultati importanti, una serie di investimenti importanti. Tenete conto che è una città orograficamente in un posto infelice. Rispetto ad Agropoli, che è una città aperta, o a Capaccio, che è una città aperta, noi siamo in un territorio molto più infelice, che anche raggiungerlo non è facile. Abbiamo difeso tutto quello che c'era, il ruolo di questa città nel corso degli anni. Certamente quello che resta la malinconia, però resta la serenità di aver fatto tutto quello che, ripeto, umanamente potevo fare e le cose migliori che avrei fatto, quelle che sono partite innanzitutto dal cuore e poi dalla mente. Il sindaco Aloia si dichiara soddisfatto del suo operato svolto e annuncia che, nonostante non sarà in corsa alle prossime amministrative, sarà sempre presente e attivo per i territori del Cilento. Ah, io non il mollo, perché amo questa città, la mia città di Vallo, ma amo il Cilento, per cui tutto quello che potrò fare lo farò sempre a favore dei nostri territori.